Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi vado a trattare qualcosa di leggermente diverso rispetto a quello che vediamo abitualmente. In particolare vi voglio parlare di questo scanner OBD. È un comunissimo lettore di errori codice che ovviamente li cancella anche. Mi è stato mandato da questa azienda qui, la Topdon, per provarlo e recensirlo. Già vi dico che ovviamente non c'è nulla a che fare con altri scanner professionali o semiprofessionali. Ad esempio, io utilizzo normalmente il programma Delphi su un PC e anche il Wow della Wurt. Sono ovviamente dei programmi più sofisticati in cui è presente una grande banca dati di caratteristiche, per esempio coppie di serraggio, piccoli manuali, informazioni tecniche su quasi tutti i modelli di auto, così come è possibile effettuare non solo una diagnosi, ma andare ad effettuare calibrazioni varie, registrazioni e così via. Questo non è niente a che vedere, è un semplicissimo lettore di codici errore, quindi effettua delle diagnosi e cancella gli errori se presenti nella centralina. Quindi a mio parere ottimo per il fai da te. Tant'è che il costo non è per nulla elevato, infatti si tratta adesso, attualmente dovrebbe essere intorno ai 59 se non sbaglio, però in occasione di questo video e per una settimana fino a giovedì prossimo, ovvero fino a giovedì 10 marzo, l'azienda mi ha fornito un coupon di 10 euro utilizzabile da tutti voi se lo acquistate. Quindi se avete intenzione di provarlo, questa è l'occasione giusta, dal momento che lo potrete avere a meno di 50 euro. Trovate qui sotto in descrizione il link di Amazon che vi riporta al prodotto stesso e lì potrete attivare il coupon di sconto di 10 euro. Sicuramente vi starete chiedendo, sì, ma se hai altri software più sofisticati, a che ti serve questo? Sì, ovviamente in parte avete ragione perché in garage continuerò ad utilizzare gli altri apparecchi, però questo è molto comodo tenerlo sempre in macchina. Io ad esempio, ogni volta che mi sposto ho in macchina nel mio bagagliaio una valigetta in cui tengo tutti gli attrezzi nel caso mi dovessero servire, quindi ho il mio set di giraviti, di chiavi, pinze, martello, il multimetro. Mi mancava uno scanner OBD, perché ovviamente nel momento in cui sono in macchina e compare improvvisamente la spia motore, sono subito pronto ad effettuare una diagnosi veloce e capire qual è il problema, senza aspettare di ritornare a casa, cosa che un apparecchietto di questo mi permette di farlo essendo piccolino, perché sicuramente non mi porterò in giro il computer o lo scanner più grande. Inoltre ha anche qualche altra interessante funzione, tra cui ad esempio la lettura istantanea dei valori dei sensori, così come anche la rappresentazione grafica degli stessi. Ho ancora la possibilità di ricercare all'interno della sua banca dati vari codici di errore, ma vedremo meglio questo a breve quando lo accenderemo. Quindi rimanete fino alla fine del video per le considerazioni finali, i pro e i contro, e adesso andiamo subito prima ad effettuare l'aggiornamento o comunque controllare se è aggiornato all'ultima versione e successivamente lo collegheremo all'auto per provarlo insieme. Ma prima, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Unboxing velocissimo. Allora, è presente ovviamente lo scanner.
il cavo per collegarlo al PC o eventualmente anche alla stampante, perché è possibile, tra un po' lo vedremo, stampare i risultati. Manuale. Qui arriviamo al primo, se vogliamo, tasto dolente, ovvero non è presente la lingua italiana né sul manuale né per lo scanner. Ma comunque, come vedrete a breve, è una cosa abbastanza semplicissima, intuitiva, anche per il fatto che è un inglese scolastico che ormai siamo abituati a vederlo ovunque. Questa è una guida rapida, qui c'è l'italiano che ci fa vedere come aggiornarlo, perché ripeto, appena acquistato magari ha installata una versione vecchia perché il firmware è in costante aggiornamento. Io l'ho già aggiornato, ovviamente perché lo sto utilizzando da qualche giorno, ma comunque ci spostiamo sul computer per vedere velocemente come aggiornarlo. Molto semplice. Per procedere all'aggiornamento, semplicissimo, apriamo il nostro browser e andiamo sul sito www.topdondiagnostics.com. Una volta all'interno del sito, questo qui, andiamo nella sezione Support. Successivamente ROM Update. E aperta la pagina dobbiamo andare ad individuare il modello del nostro dispositivo che è l'ArtLink 500. Premiamo qui e ovviamente scarichiamo la cartella compressa. Io ovviamente l'ho già fatto. Una volta scaricata andiamo ad aprirla e la estraiamo. Una volta estratta ci ritroviamo al suo interno questo programmino qui, lo andiamo ad eseguire. Procediamo con l'installazione. Ok, adesso siamo pronti a collegare lo scanner. Per collegarlo semplicissimo, utilizziamo il cavo in dotazione. Da un lato lo inseriamo sullo scanner, la porticina è presente nella parte inferiore. E ovviamente inseriamo l'USB alla porta del PC. Come vedete si avvia ed è presente questa schermata qui, da cui è possibile rimanere così per aggiornarlo, oppure premendo il tasto Exit, come indicato, passiamo alla modalità normale come se fosse collegato all'auto, ma a breve andremo direttamente sull'auto. Quindi collegato lo scanner, eseguiamo il programma appena installato. Ok, qui scegliamo la lingua, ovviamente in inglese, e selezioniamo il numero seriale presente sul retro del dispositivo. Qui è già inserito perché l'ho già collegato precedentemente e aggiornato. Poi possiamo scegliere se andare sulla modalità print, quindi per stampare le varie scannerizzazioni e i vari test che si possono effettuare, li vedremo dopo, oppure selezionando Device Upgrade inseriamo ovviamente la nostra email, confermiamo l'email, io sono già registrato, già un codice e possiamo procedere. Io non lo farò perché ovviamente l'ho già fatto. Comunque, una volta inseriti le email, apparirà una schermata in cui ci guiderà nell'aggiornamento, farà comunque tutto da solo, quindi analizzerà la versione attualmente installata sul dispositivo.
e successivamente procederà a scaricare ed installare sempre in modo automatico l'ultima versione. Davvero molto semplice. Ora ci spostiamo nell'auto per andare a vedere tutte le funzioni, così come andare ad effettuare una scansione per leggere un codice errore e vedere come eliminarlo. Eccoci qui, andiamo a inserire il connettore alla sua presa. Da notare una cosa utilissima è la luce all'interno. Eccola qui. Molto comoda per andare ad individuare la presa OBD, che a tutte le auto sicuramente è in un posto buio. Sembra una cosa da niente, ma è molto comoda. Questo è il suo tastino d'accensione. Ok, una volta collegato si avvia subito la schermata. Prima di effettuare la diagnosi, entrare nel diagnosi, andiamo a vedere brevemente le altre icone. Molto semplice, ci possiamo spostare con le frecce, ok per entrare in un determinato menu, exit per tornare indietro. E questi due tasti Help è un collegamento rapido alla schermata Help, dove ci dà informazioni riguardo all'OBD, ai dati letti, la stampa, le interrogazioni delle varie centraline, eccetera. Inoltre c'è presente quest'altro tasto qui rapido, I/M, che è un collegamento rapido a questo menu qui. Lo vediamo a breve. Comunque, informazioni, ci dice le caratteristiche di questo dispositivo. Setup, ci sono tutte le impostazioni, quindi lingua, le unità di misure e così via. Help l'abbiamo visto. Print, da qui è possibile, collegandolo al PC tramite il suo programma, andare a stampare quelli che sono i dati registrati. Dati registrati che li ritroviamo qui. Ovviamente per registrarli c'è un'apposita sezione all'interno del menu diagnosi, la vedremo dopo, per poter memorizzare una scansione effettuata. Continuando, troviamo qui una funzione secondo me interessante, questa qui, da cui è possibile effettuare un'operazione a ritroso, ovvero noi abbiamo un codice errore specifico e possiamo interrogare l'Artilink, il quale andrà a ricercarlo nella sua banca dati e ci farà visualizzare il problema inerente a quel codice specifico. Se ad esempio, non lo so, abbiamo un codice errore P0300 20, non so se esiste questo codice, andiamo ad interrogarlo. Ecco qua, ci dice problema generico e una breve descrizione. Torniamo indietro. Continuando, questo che ricordo può essere richiamato da questo tastino qui, premendolo va ad interrogare tutte le centraline presenti sull'auto e ci dà il risultato alla fine di quante e quali sono lette appunto dal dispositivo. Tornando indietro, entriamo finalmente nel menu da diagnosi e all'interno troviamo prima voce la lettura dei codici, quindi facendo ok qui sta legge i vari codici errore e ovviamente qua indica che non ci sono codici errore, infatti su quest'auto non è presente alcun errore ed è indicata dalla lucina verde. Nel caso in cui ci fossero errori avremmo letto sia il codice e sia la breve descrizione ed eventualmente avremmo potuto cancellarlo da qui. Questa è di nuovo l'interrogazione, il riepilogo delle centraline lette. Continuando, abbiamo questo sottomenu qui, Data Stream, che praticamente ci fa vedere
alcuni dati letti dai vari sensori dell'auto, ad esempio la temperatura dell'acqua attuale, i giri motore e così via. Ovviamente per leggere questi dati dobbiamo accendere l'auto. Andiamo a vederlo un attimo insieme. Ok, accesa l'auto. Ecco qui, se vedete. Ad esempio ci sono anche il regime al minuto. Se vedete i dati variano. E sono letti istantaneamente. Così come se siete interessati, magari c'è qualcuno un po' smanettone. È carino andare a vedere il grafico di due dati, ad esempio inserendo la temperatura dell'acqua e i giri al minuto. Eccolo qui, si va proprio a creare un grafico che varia in base ovviamente ai dati inseriti. Possiamo spegnere. Tornando indietro, abbiamo questa voce qui ci permette di selezionare solo alcuni dati che vogliamo leggere, non tutti. Ad esempio, a noi ci interessano questo e questo. Tornando indietro, avremmo solo questi tre dati che ci interessano a noi e non tutti quanti. Questa opzione qui permette di appunto andare a controllare e memorizzare i dati. Ancora qui ci sono dei test sui sensori d'ossigeno, il monitoraggio onboard, il sistema dell'EGR e così via. Ovviamente questi sono attivati se la centralina della nostra auto permette di andare a leggerli. Infine, l'informazione del veicolo. Qua ci dice il numero di motore del nostro veicolo, così come il numero identificativo, se anche questo, ovviamente, la centralina permette di farlo. Ora andiamo un attimo a cercare di simulare, creare un errore e vediamo se lo legge, così come riuscirà a cancellarlo. Proviamo, non so, a staccare il misuratore massa aria. Non so se la centralina è predisposta a leggere la mancanza del segnale da parte del debimetro, ma se ci compare la spia gialla, andiamo a leggerlo dallo scanner. Eccola qui, infatti è comparso immediatamente l'errore. Qui ovviamente il LED è verde perché dalla precedente scansione non aveva trovato errori. Ora ci spostiamo. Diagnosi. Qua sta facendo la sua solita lettura alle varie centraline. Eccolo qui, ha già trovato l'errore, infatti abbiamo un LED giallo. Andiamo a fare ok, leggiamo il codice. Eccolo qui.
P0100, errore generico, c'è scritto corrente mass or volume airflow circuit, ovvero appunto abbiamo una non lettura da parte del misuratore massa aria. Quindi facciamo ok, anzi, procediamo a cancellarlo. Ok, ok, adesso sta cancellando e adesso non dovrebbe esserci più l'errore. Ok, infatti il LED è verde. Procediamo a controllare, ma prima ovviamente andiamo a ricollegare il debimetro, altrimenti verrà di nuovo segnalato l'errore. Proprio questo lo riattacchiamo. La spia motore non c'è più. Passiamo alle mie considerazioni personali. Allora, ovviamente questo apparecchietto ha i suoi pro e i suoi contro. I contro sono, non è ai livelli di altri scanner professionali o semiprofessionali. Ricordo quelli che utilizzo io, Delphi o Wow Wurt, ma è chiaro che lì la fascia di prezzo è molto più alta. Ma lì si tratta non solo di leggere e cancellare gli errori, ma effettuare tutte le calibrazioni necessarie, azzeramenti vari, eccetera. Questo qui, ripeto, è solamente un semplice lettore di errori motore e cancellarlo, ovviamente con qualche altra piccola funzione in più che abbiamo visto. Un altro contro, se possiamo considerarlo, è la mancanza di lingua italiana, ma come abbiamo visto è molto facile utilizzarlo e intuibile, e soprattutto un inglese scolastico che ormai siamo abituati a conoscere. A tal proposito, non è escluso un aggiornamento futuro con l'inserimento della lingua italiana. Per quanto riguarda i pro, invece, abbiamo, vabbè, innanzitutto il costo non eccessivo, poi l'estrema compattezza e portabilità, tant'è che è facile portarcelo ovunque, lasciandolo in auto in tutti i nostri viaggi. In più la presenza di piccole caratteristiche che fanno la differenza, ad esempio la lucina sul connettorino per andare a ricercare la presa OBD, così come alcune funzioni all'interno, la possibilità di memorizzare le varie diagnosi, stamparle, la possibilità di leggere in tempo reale sia numericamente che graficamente i dati ricevuti dai vari sensori dell'auto, così come una veloce ricerca e lettura del database dei codici di errore registrati, quindi come abbiamo visto, se noi abbiamo un codice errore, andiamo ad interrogare il dispositivo e ci indicherà una piccola descrizione su quell'errore specifico. Inoltre, non dimentichiamoci che avremo sempre a disposizione aggiornamenti gratuiti. Basta collegarsi al sito del produttore, come abbiamo visto. Quindi non abbiamo da pagare alcun abbonamento. C'è solo la piccola spesa irrisoria iniziale dell'acquisto dell'apparecchio. Quindi in conclusione, lo comprerei? La risposta è no, se ho bisogno di uno scanner da utilizzare tutti i giorni, con la presenza anche ovviamente di azzeramenti, calibrazioni varie. Ma ripeto, per quello servono altri software e dispositivi più costosi. Ma la risposta mia è sì, lo comprerei per come lo sto utilizzando, ovvero lo tengo sempre nella mia valigetta in macchina. Ripeto, ogni volta che mi sposto porto sempre con me una valigetta degli attrezzi, e questo mi mancava per poter essere sempre pronto nel momento in cui sto viaggiando e si va ad accendere la spia motore, e quindi posso andare immediatamente a leggere l'errore che si è presentato prima di ritornare a casa.
Spero che questo video, un po' diverso dal solito, sia stato utile per qualcuno. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se qualcuno lo possiede, se qualcuno l'ha già provato, il vostro parere, se avete altri pro o contro che io non ho notato. Se invece avete bisogno di uno scanner come questo, adesso è il momento di andarlo ad acquistare. Vi lascio qui sotto in descrizione il link di Amazon e ricordo che solo per voi, fino a giovedì prossimo, avrete la possibilità di acquistarlo con 10 euro di sconto, attivando il coupon prima di effettuare l'acquisto. Come sempre, like se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere l'uscita di altri. Ricordo che qui sotto in descrizione trovi anche il profilo Instagram su cui pubblico contenuti interessanti. Seguici anche lì. Grazie e alla prossima!